Abbiamo fatto questo gioco prima con la Juventus, cioè mettere a confronto le accuse e la difesa, in quel caso di Allegri, sul Corriere della Sera. E la stessa cosa la possiamo fare per Inzaghi, perché lunedì Inzaghi, forse stimolato da quello che aveva fatto Allegri, ha fatto la stessa identica cosa, questa volta però alla Gazzetta dello Sport. E allora vediamo un po', Paolo, sì, quali sono le accuse e quali sono le risposte, la difesa di Inzaghi. Tra l'altro prima facevi riferimento a Zhang, che è stata la pinettina, c'è stata anche Marotta che ha parlato. Velocemente, l'Inter dirigenza si stringe attorno a Inzaghi, perlomeno lo fa a parole. Guardate che oggi l'Inter ha gli stessi punti, dice Marotta, che aveva nell'anno dello scudetto con Conte. Dopo 7 giornate ha segnato 3 gol in più e ne ha subiti 11 come allora. Per cui sono convinto che dopo la sosta ci riprenderemo. Calendario, vediamo chi trova dopo la sosta l'Inter di Simone Inzaghi. Non è un calendario facile, così di primo acchito, di impatto. Poi, come spesso abbiamo raccontato, sulla carta ci si può giusto parlare, però Inter-Roma non è sicuramente una partita così agevole, così come non lo è la sfida interna con il Barcellona, inframmezzata dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Inter-Salernitana, la Salernitana di Nicola gioca a viso aperto dappertutto, quindi non è una partita semplice, non lo può essere quella del Franchi contro la Fiorentina d'Italiano. Credo che, e dopo vedremo anche il calendario del Milan, tra tutti quelli che abbiamo visto, questo mi sembra il più arduo, ecco. Allora, poi questo lo riprendiamo, perché dopo voglio analizzarlo. Sul discorso invece accusa e difesa? Sul discorso accusa e difesa, scusami Fede, mi sono assolutamente perso. I capi d'accusa, questi li abbiamo scelti noi come al solito. Flop negli scontri diretti, l'Inter ha perso e anche male gli scontri diretti contro la Lazio, 3 gol, contro il Milan 3 gol, poi 3 gol li ha presi anche con l'Udinese, non era uno scontro diretto, anche se la classifica dice così. Tanti gol subiti, ben 11, una difesa che scricchiola, una difesa che negli anni di Conte e anche l'anno scorso con Inzaghi aveva dato ottime garanzie, quest'anno scricchiola e non poco. Cambi sbagliati, spesso si imputano a Inzaghi questa a volte la lentezza nel fare i cambi, a volte la velocità e a volte semplicemente le scelte nei giocatori da inserire e in quelli da togliere. Poi la difesa di Inzaghi invece, tramite questa volta la Gazzetta dello Sport, per interposta persona possiamo dire, Inzaghi non ha potuto contare molto su Lukaku, che si è fatto male in corso di Lazio-Inter. Inzaghi pensa che la cessione di Perisic stia contando moltissimo. Gosens ha giocato davvero poco, nelle ultime 5 partite mette insieme 30 minuti se è tanto, e Perisic ti consentiva di trovare la superiorità numerica più e più volte con il suo passo. E poi Skriniar, non è più lo Skriniar dell'anno scorso, negli anni precedenti, questo lo si può dire. Crede Inzaghi che il giocatore sia confuso dal mercato, una sessione di mercato che spesso l'ha voluto, se vogliamo, vicino al Paris Saint Germain, poi è rimasto all'Inter, lui ha un contratto in scadenza tra un anno e quando gli è stato chiesto del rinnovo, diciamo che ha nicchiato, mettiamola così. Giacomo? Ma non sono d'accordo, parto da Skriniar, dall'ultimo. Secondo me non è così, perché comunque il ragazzo in questo momento è coinvolto nel tourbillon della squadra, perché Skriniar da solo, come nessuno da solo, può risolvere la situazione. Perciò i gol presi, è chiaro che Marotta è andato sui numeri, perché è la cosa che magari ti può difendere di più. Cosa deve dire il dirigente dell'Inter? Però su Skriniar, partendo da sotto, non sono d'accordo, perché Skriniar comunque non è confuso dal mio punto di vista, perché se lui voleva impuntarsi, poteva impuntarsi e magari poteva anche andare via. Secondo me è coinvolto in questo momento nella situazione generale dell'Inter. Sul discorso della cessione di Perisic non possiamo neanche... Cioè Inzaghi dice no, non è più però, Perisic. Però Perisic, Fede, posso dirti, è stato comunque forse l'unica squadra che ha 2 doppioni in ogni ruolo. Perciò Gosens è sempre stato un giocatore da 8-9 gol a campionato, in questo momento lo sta girando. Ma non gioca. Il problema è che gioca, preferisce Di Marco spesso e volentieri. Sul discorso dei cambi, io non condivido gli ultimi che ha fatto, perché secondo me è sbagliato, ma non solo da parte di Inzaghi, anche da altri allenatori, perché se io al 20° del primo tempo vengo ammonito, mi devi sostituire. Questo io non lo capisco e non lo capirò mai. Sul discorso poi della squadra, dal mio punto di vista, quello che manca, perché poi è la testa che ti fa correre, non c'è niente da fare, perché tu puoi essere preparato fisicamente, non ci sei con la testa. Io ho visto delle situazioni di gioco a gioco fermo, tipo una punizione fuori dall'area dell'Inter, parlo ai 20 metri, sulla sinistra, Bastoni non vede che c'è Beto dietro, dà la palla dietro per darla all'ultimo arrivato, il difensore, aiuto, Acerbi, e la prende Beto, si fa ammonire.
cioè delle situazioni tipo il gol del 2-1 che prende l'Inter, De Vrij, c'è una palla che può spazzare dove vuole, aspetta, tentenna. Secondo me questi quindi qua troppi sono errori individuali, sono degli errori, no, ma gli errori individuali arrivano perché dell'organizzazione, no, della non attenzione. Non attenzione, perché se io vado sulle qualità dell'Inter non ho dubbi, perché dal mio punto di vista è una delle tre squadre più forti sulla carta del campionato italiano. Ma sul discorso dell'attenzione, secondo me manca molto. Già con la scarsa attenzione, chi la deve dare l'attenzione? È l'allenatore. Ah, ok. Quindi l'allenatore. Ma... perché poi adesso parlavamo di Gosens, no Paolo? Tu che segui bene il mercato, ma sbaglio o Gosens è un giocatore che lui voleva? E poi non l'ha mai fatto giocare. Allora, intanto, adesso parla intanto, di Perisic. Intanto Perisic non è che è stato ceduto perché c'è stato un errore nella tempistica della società e non gli è stato rinnovato il contratto, quindi praticamente l'hanno perso perché poi non hanno, cioè alla fine era tardi e lui ha fatto un'altra scelta. E lui lo disse, disse non si trattano così, no, i giocatori, esatto, importanti. Ma non è vero. Ma sì, ma vabbè, ragazzi, Perisic ha fatto gli ultimi sei mesi bene. Ma no, fatto, ragazzi, scusa, ma come se, non l'Inter, se l'Inter ha preso Gosens è perché sapeva già in partenza che Perisic aveva deciso di cambiare aria. No, semplicemente si è voluto pulire la coscienza nei confronti dei tifosi, aspettando che Conte riuscisse a qualificarsi in Champions League, perché lui voleva andare a giocare alla Champions al Tottenham, e onestamente ha fatto buon viso a cattivo gioco facendo apparire l'Inter quello così, che non era. Tu così sostieni perché una se tesi. No, se no, ragazzi, ma se no stiamo facendo passare un grande operatore del mondo del mercato. Sì, ma guarda che sbagliano tutti, Secondo me non ha sbagliato, non c'è la speranza. Ha sbagliato? Ma cioè, io allora, per quel intanto ha sbagliato perché a gennaio ha preso Gosens a 28 milioni e praticamente si trova un giocatore che per il momento è una nullità, quindi ha sbagliato. Sì, ha sbagliato io prendere penso un calciatore dall'Atalanta. Io penso che si possa criticare anche Marotta perché è umano anche lui e sbaglia come tutti noi, quindi non, sì, non capisco ma Perisic, questa... Perisic cioè, aveva Perisic già cosa? Fatto le sue scelte, aveva già deciso di andare via e la società ha dovuto acquistare un calciatore nel suo ruolo per coprirsi. A me non risulta così, perché quando lui ha fatto quelle dichiarazioni, dopo, credo fosse dopo una partita di Coppa Italia, in un'intervista a bordo campo. Ma me lo ricordo perfettamente. Okay. Praticamente la società non ha mai ha voluto chiarire o non ha mai detto nulla a questo proposito, ma era tardi. Ma tu un giocatore, scusami, da gennaio 2022, sì, lui era un giocatore libero, fra virgolette, e tu il rinnovo, se glielo vuoi proporre, lo proponi prima, ma non risulta agli atti, anche che per chi segue il mercato, che ci fosse stata una trattativa per il rinnovo. Ma non c'è stata, è stata fatta anche un'offerta. Sì, ma tardi, tardi. Ma non è tardi o presto, semplicemente lui ha aspettato la finestra. Comunque non è quello. Ha aspettato la finestra per vedere come andava in casa Tottenham. Stiamo discutendo praticamente di una roba infinitesimale, perché non è quello certo il problema dell'Inter. Ma voglio dire, io sono assolutamente colpevolista su Inzaghi, credo da quello che arriva che anche la società sia piuttosto scontenta, ovviamente le dichiarazioni di Marotta di oggi non potevano essere diverse, perché chiaramente non scegliendo di mandar via l'allenatore devono sostenerlo, sì. Però ci sono tante criticità che Marotta ha un po' nascosto ovviamente con i numeri, riferendosi ai numeri della stagione dello scudetto. Però sicuramente la società non è contenta per l'impatto che ha Simone Inzaghi sui giocatori, distratti, in campo, senza motivazione, sulla preparazione atletica molto blanda, perché a Udine sono stati dominati sul piano fisico, sì. Poi a Udine... cioè un allenatore è in confusione che fa delle sostituzioni e praticamente cambia 4 volte 4 i 90 minuti di terzetto difensivo, cioè e perde 3-1. Ho preso l'ultimo però cambio, scusa, a Cerbi De Vrij, no ma scusa, se sai che io ho rivisto, l'ho vista in diretta, poi ho rivisto la partita dopo due giorni, sai che però dominata nel secondo tempo, i primi 25 minuti l'Inter ha avuto, comunque ha giocato alla pari dell'Udinese. Cioè non è stata proprio dominata nel secondo tempo, secondo me. Beh, 25 minuti adesso. Posso dire? Sì. 90. Sì. No, no. Il primo tempo è stato così così. È andata anche in dominare, dominare vuol dire proprio che quando tu schiacci metti lì la squadra. Vabbè. Secondo me rispetto, ti faccio un esempio, rispetto per me, rispetto alla prestazione che ha fatto l'Inter col Torino, ha giocato molto meglio con l'Udinese.
Sì, cioè, poi ha fatto degli errori enormi. Però secondo me è preoccupante, perché si è fatto meglio, hai perso 3-1. Cioè, no, però vabbè, il 3-1 l'hai Torino, perso, col l'hai Torino, perso mollando alla fine. Mario, col Torino sinceramente alla fine del primo tempo se prendevi 3 gol del solo non c'era niente da dire. Impressionante era la gamba che non avevano, perché quando ripartivano con gli inglesi andavano al doppio. Ma soprattutto tutto vero, gli ultimi 20 minuti. Fatemi dire una cosa che secondo me è quella forse più preoccupante. L'Inter è diventata una squadra lenta e prevedibile sia in campo e sia nei cambi, cioè oramai è appurato che Inzaghi ruolo gioca con quel ruolo. Modulo lì, sì. Ruolo per ruolo, ha dei preconcetti sulla ammonizione, per cui ogni volta tira fuori chiunque esso sia, anche quando è controproducente per la squadra, non ha sicuramente fiducia. Non ha un piano B nel gioco, sì, non ha un piano B. Ha dei giocatori uguale. Molto lenti, perché la rosa è fortissima, ma è assemblata secondo me male, perché non c'è un calciatore in grado di saltare l'uomo. L'Inter non fa mai un dribbling, e questo lo dicono anche i dati, ahimè. Corre sì, ma tanto ma e corre se, male. Se Dumfries l'anno scorso lo gli facevi, adesso non fa più. Cioè, allora, bisognerebbe capire cosa la mia teoria, sai qual è che lo dico ogni volta? Sai qual è che la dico ogni volta? Che lo scorso anno, all'inizio della stagione, non è una roba di poco conto, non mi stuferò mai di ripeterla. L'Inter e Inzaghi hanno beneficiato del lavoro sulla testa e sul fisico di Conte dell'anno prima. No, lo si diceva anche di Allegri quando poi è andato alla Juve. Non è una roba. Però c'è una non cosa, è una roba da bar. Come lavora Conte? Posso dirti, hai ragione, però chiedo a Giacomo. Dobbiamo fermarci però, ragazzi. No, ripartiamo da qui. Okay. Poi voglio sentire Antonio, che non ha ancora detto la sua sull'Inter. Due minuti. Di Simone Inzaghi, Antonio, volevo sapere anche la tua, visto che ancora non avevi parlato. Situazione simile forse a quella della Juve, oppure vedi delle differenze? Ci vedo molte cose simili, però perdonatemi, proietterei queste problematiche quest'anno, perché non ho uno storico su cui riflettere di una situazione in cui ogni squadra fosse si è arrabattata nella gestione dell'inizio della stagione in vista di un campionato del mondo molto anomalo. Quindi non conosco a fondo le cose dell'Inter, ci mancherebbe sul caso preparazione, eccetera. Però mi viene da pensare, che certo, un conto è ereditare una squadra che sa esattamente quelle tante o poche cose da fare, targate Antonio Conte o meno, perché mi riporta un po' al periodo bianconero ereditato anche da Allegri. Poi bisogna essere bravi comunque a saperla guidare quell'auto. Perché mi sembra che stiate mettendo in evidenza degli aspetti molto simili a quelli della Juventus. Poi infortunio più, infortunio meno, bravura dell'allenatore, capacità, preparazione, quello che è. Però, ripeto, le squadre non possono diventare improvvisamente brocche. Certo. I giocatori di personalità dovrebbero continuare a dare continuità al gioco che sanno fare. Certamente la chicca in più, perché poi la percentuale per me rimane sempre il 30%, cioè prima parla dell'incidenza di un allenatore. A questo punto le difficoltà di Inzaghi in un grosso club le stiamo vedendo, le stiamo capendo, la perdita dello scudetto l'anno scorso, la gestione forse dei cambi, cioè ci sono in campionati che si vincono o perdono. Sono già arrivati dei segnali l'anno scorso, dici tu, sì, sono già arrivati già dei segnali da febbraio in poi, è stato così effettivamente. Il problema infatti non è che sono diventati brocchi, sono diventati prevedibili. Oramai anche le squadre che si allenano tutta la settimana. E allora c'è una forte responsabilità di Allegri e di Inzaghi all'Inter. Assolutamente sì, ed è quello che stiamo dicendo. Perché cioè, comunque, se Mario, tu blocchi Brozovic, hai bloccato il 51% del gioco dell'Inter. Sì, e non hanno avendo preso calciatori, un Brozovic che non gioca mai, bravo, Asani, mai messo in campo. Ma non solo, non hai un calciatore Mario, in grado di saltare l'uomo, Mario, o di andare più veloce degli altri. Io non credo, non sono mai stato d'accordo, perché da quando è andato via Perisic non c'è più nessuno, perciò certo, tu i risultati li facevi perché Perisic è l'unico che sono d'accordo con te, non ci posso credere. Allora io credo, esatto, che nel momento in cui tu sei l'allenatore devi trovare la soluzione B, perché io ti faccio un esempio, prendiamo Conte, lascia stare se è bravo o non bravo, piace o non piace. Conte quando è arrivato all'Inter, e vi ricorderete, Mario te ti ricordi sicuro, ha cominciato a impostare la squadra, voleva giocare in un certo modo, faceva pressing alto, che rischiava molto, ha cambiato nel giro. Allora, infatti, l'allenatore Pioli, perché noi stiamo parlando di Pioli e perché io prima quando ho detto, secondo me a me ha stupito perché è cambiato sotto l'aspetto della comunicazione, ma anche nella gestione della partita,
è migliorato tantissimo. Benissimo. Perciò Pioli ha dimostrato che comunque nel momento in cui gli viene a mancare i tre attaccanti che ha, trova una soluzione. Gli manca adesso Theo Hernandez, troverà una soluzione. L'allenatore, a prescindere da Conte che ha lasciato la preparazione fisica, ha retto ancora tre, tu sei l'allenatore, nel momento in cui vedi che la tua squadra hai deciso di giocare in un certo modo, non va, devi trovare secondo te il modo che può cambiare. E infatti questa pausa casca a fagiolo, la bravura di un allenatore in Serie A, perché si sta parlando di allenatori in Serie A, è questa, quella, la differenza la fanno questi. Mario, noi non dobbiamo trovare troppi alibi agli allenatori, perché sennò facciamo come opinionisti e critici, facciamo il gioco sbagliato. Gli allenatori contano, sono pagati tanto per quello e devono incidere. Oltretutto, il calcio negli ultimi anni, negli ultimi due o tre anni, quelli in cui Allegri non ha visto partite, si è molto evoluto, perché tu in Serie A ti trovi con degli allenatori, fra virgolette, giovani della Nouvelle Vague, che una volta, quando avevano le squadre che dovevano salvarsi, sapevano solo fare barricate e difendersi. Adesso vanno a giocare. Cioè la Salernitana affronta la Juve, gioca a calcio. Thiago Motta l'anno scorso con lo Spezia si è salvato giocando a calcio. Lecce, Andrea Napoli. Zoli, il Lecce a Napoli. Quindi chi resta indietro e non si evolve? Pioli è invece uno che si è evoluto tanto. Ma infatti stiamo dicendo la stessa cosa. E basta alibi agli allenatori. L'anno scorso Perisic, Perisic. Ma questi sono gli alibi che si dà lui. Sì, no. Sì, ma però l'anno scorso Inzaghi per tre quarti di campionato ci ha fatto vedere una grande Inter. Ma l'anno scorso è diventata prevedibile oramai. Ma non si può parlare al passato. Se Radu non fa quella stupidata lì. Scusa, ragazzi, può essere che pareggi di fila. Ma perché mancava Brozovic? Inzaghi è stato criticato, ma hanno preso le contromisure. Qual è il problema di Inzaghi? Che non si è evoluto. Scusami, ma questa cosa deve servire a quello. Fare un'analisi dicendo se Radu o l'anno scorso. Noi parliamo di quest'anno, perché anche Allegri ha vinto 5 scudetti, anche Trapattoni ha vinto 8 scudetti. Ma il calcio si evolve. Ti faccio un esempio. Poi, scusa, Giacomo, no, dico una cosa, poi sto zitto. Voglio dire, non può essere un alibi Perisic sì, Perisic no, perché gli allenatori contano, perché Kulusevski alla Juve non beccava palla, è andato da Conte trasformato, Bentancur anche, cioè, ma gli allenatori contano. Poi, attenzione, secondo me, dico l'ultima, su Inzaghi c'è un segnale a livello di stampa, a livello mediatico, mi riferisco alla Gazzetta, che secondo me negli ultimi due giorni certe cose non sono state scritte a caso. Cioè Inzaghi ha cominciato ad essere criticato per le scelte sul mercato, per essersi impuntato per Correa e aver fatto spendere 32 milioni, per aver frenato su Dybala. Queste cose non se le ha inventate la Gazzetta a caso. Oggi secondo me una cosa ad hoc su Correa, per esempio, è la conferma che la società non è contenta. Questo è vero, però noi sappiamo, prima avevamo parlato della Juventus, dov'è che vanno a sbattere? Nel momento in cui la squadra non va e non va come vorrebbero tutti. Certo. E allora vai a beccare Correa che l'hai pagato 31 milioni, quello che... Ma ci sta, perché questo è il gioco... Cioè gli chiedono il conto. Ma certo, ma è normale, questo è normale. Però io comunque sono, non voglio essere così pessimista, io dico che l'Inter non sta giocando da Inter perché dal mio punto di vista ha una qualità enorme. Ripeto, in Serie A secondo me in questo momento è tra le prime tre, io metto Milan, Napoli e Inter a livello di qualità, poi può vincere lo scudetto a Roma, non lo so. Però io parlo solo di qualità che c'è nella rosa. Perciò io dico che nel momento in cui l'Inter ritornerà ad avere la mentalità giusta, la fame giusta, chiamala come vuoi, c'è chi la chiama fame, chi la vuole, la mentalità, non lo so, ha delle enormi qualità. Oltretutto, secondo me, prima si parlava, lascia stare la forza e le qualità di Lukaku, ma Lukaku in campo secondo me dà anche più coraggio non ai c'è mai suoi stato, questo va detto. No, poi può piacere, però, ma può piacere, però, quando c'era lo criticava con, però Inzaghi, quando ce l'aveva all'Olimpico con la Lazio l'ha tirato fuori. No, ma aspetta, infatti cambi sono detto, una delle cose però, di... Ha tolto lui e Dumfries, voglio essere chiaro, ha regalato 30 metri a Sarri. Che questa situazione dell'Inter, non volevo dire questo, che la situazione attuale dell'Inter è perché non c'è Lukaku. Io sto dicendo, prima si parlava di personalità, e io sono convinto, sempre da esterno, perché io non sono all'interno, ma da fuori,
ho percepito che secondo me la squadra con Lukaku in campo ne ha di più. Ti dà più coraggio, ti dà sicurezza. Non lo so, mi dà questa impressione. Poi quale Lukaku? Quello che vedevamo con Conte? No, no, ma anche no, o il punto interrogativo allora, Paolo, di questa Paolo, stagione? Credimi, Lukaku nelle partite che intanto ha fatto più gol che partite da fino ad oggi. Ti dico una cosa, c'è stata la partita, se non sbaglio, con Lecce. Sì, la prima. Che ha fatto gol Lautaro Martinez. No, Lukaku. No, Lukaku dopo 30 allora, secondi. Lui da solo creava degli spazi per il proprio compagno di reparto enormi, dove è molto bravo a fare l'assist per il compagno di squadra per andare in porta. È bravo a segnare perché i numeri parlano dalla sua parte. Però io non volevo dire questo, perché sennò sembra che sto trovando delle sono gli alibi che lui sto dicendo ha che in campo, certo. A prescindere da Inzaghi, che secondo me Inzaghi, come abbiamo il detto maggior tutti, colpevole. L'allenatore è pagato per fare quello. Per forza. E in più sei a certi livelli, perciò io ti dico, devi trovare la soluzione. No, Lukaku è un giocatore che io personalmente, se ce l'ho in campo, anche se non sta bene, non lo togli, cosa che lui invece ha fatto a Roma. Però visto che prima abbiamo guardato il calendario con Paolo, no? Lo rivediamo un attimo, poi arrivo Antonio. Solo perché il nostro titolo dice che la società ha confermato Inzaghi, però vuole una svolta e la vuole entro la sosta, quindi entro il mondiale. Certo. Ora, questo calendario qui non aiuta, è facile, non aiuta. Devi giocare con la Roma, due volte col Barcellona, devi giocare a Firenze, la Salernitana abbiamo visto che insomma tanto facile non è e devi andare a Sassuolo. Quindi se vuoi la svolta, Antonio... La svolta la devi dare subito, da Inter-Roma, Inter-Barcellona, cioè partite impegnative. Sì, mi fai riflettere su un aspetto. Arrivò Gatti a Torino e dice perdo questa partita con la mia squadra, ma è meglio affrontare per noi medio piccole le grandi in questo periodo, non più avanti. Sì. Riflessione che butto lì sul tavolo. Come viene trattato il tema Juve, come viene trattato il tema Inter, dei due allenatori? Da una parte fino a qualche giorno fa si evidenziava, si metteva in luce la compattezza di uno spogliatoio che sta con l'allenatore, poi si chiede il riscatto con un calendario di questo tipo, mi sembra abbastanza rischioso. Con Allegri, mi sembra che gli attacchi, io non voglio difendere Allegri o la Juventus, cerco di ragionare a voce alta, dico, ma come? Hanno due punti di differenza, forse che non ci sarebbero neanche se il VAR avesse funzionato con la Salernitana e con tutti i limiti della Juventus e con tutti gli errori possibili. Se mettiamo in discussione pesantemente Allegri, va messo pesantemente Antonio, in discussione anche l'allenatore dell'Inter. Perché? Fammi dire una cosa. Ma non puoi giudicare il calcio solo dai punti. Ma ho visto già l'ammorbidente. Basta un giocatore per dire no, non vogliamo difendere perché non c'è Lukaku. Ma volete dire che con Allegri, che è il peggior allenatore della storia del calcio, la Juventus sarebbe almeno diversa con Di Maria, Pogba e Chiesa? Ma non c'è, la controprova. Degli alibi, non c'è la controprova. Non c'è la controprova. Ma non c'è la. Allora, scusa. Aspetta, dico una cosa velocissima. Uno alla volta. Ma non c'è la controprova. Ma che roba è? No, lui sta parlando. Allora il Milan aveva Leao, vinceva col Napoli. No, perché il Napoli non aveva Firenze. Fermati un attimo. Antonio, perdonami, se ti sta riferendo a quello che ho detto io, mi sono spiegato male forse. Io non ho detto in generale. No, Antonio, no. Io sì, stavo parlando dell'allenatore. Ma scusa, Antonio, però fammi dire. Antonio, fammi dire. Perché tu hai messo in mezzo Lukaku e l'ho detto io di Lukaku. Allora, mi spiego meglio. No, lo dice la tabella che non ho preparato, Giacomo. No, aspetta, no. Allora, io voglio spiegarmi con te e con tutti voi. Allora, io ho detto di Lukaku non perché Inzaghi sta facendo giocare l'Inter, perché non c'è... No, io ho detto, io da giocatore, comunque, ho tirato in ballo Lukaku perché un giocatore di questo spessore, di queste qualità, secondo io come giocatore... Avrei più stimoli, hai capito cosa voglio dire? Non sto dicendo. Ma ascolta, che Lukaku... ma scusa, però Giacomo, io ho capito che tu non volevi creare un alibi. No, così. Assolutamente però, no. Se alcuni allenatori non cercano alibi con l'assenza dei giocatori, no, l'abbiamo detto, Pioli, Spalletti, perché
è più recente la cosa. E altri invece perché lo fanno. Perché dobbiamo trovarlo noi? Anche no? Perché non ce l'hanno. Però attenzione, Antonio, fammi fare una precisazione. Ma scusami, Antonio, questa tabella qui si riferisce a quello che lui ha detto alla Gazzetta. Cioè non è che noi siamo certo necessariamente tutti d'accordo. Questi no, sono gli alibi che lui però, si dà. Cioè, ma infatti non ce l'ho con Giacomo, con no, ma Paolo, vedo, con io me, vedo con che Antonio... con quello che lui dice, certo, quindi va attaccato per quello che dice lui o Allegri. Ma infatti, per esempio, non per stiamo attaccando Inzaghi, io non capisco qual è il problema. Cioè stiamo no, dicendo che Inzaghi non ha coraggio, che fa sempre lo stesso già gioco, sì, Antonio, è diventato prevedibile. Che da chi? Cioè, io, onestamente io lo stiamo io dicendo. Non mi sembra che l'abbiamo ammorbidito. A me, per esempio, io parlo per me, non mi sembra di aver ammorbidito l'analisi su Simone Inzaghi. Ha fatto. Cioè a me poi dell'Inter, la morbidente Inzaghi rispetto alla morbidente Allegri. No, chi ha messo questa morbidente? Ma chi fa, è messa? Fai il nome Antonio, chi è stato? È quello che sento. No, sento qualcuno. Ma dove sei? Te a Torino o in America? Ma dove mi sei? È saltato l'audio. Sei a Torino? Va bene ragazzi, ci dobbiamo fermare, attenzione.